Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Nell'ultimo video mi ero dimenticata la mia intro, quindi ero presa malissimo una volta che editavo il video, ma oggi ce l'abbiamo fatta, mi sono ricordata di fare la intro. Innanzitutto, scusate se mi vedete con questo make-up un po' estroso, ma ho girato un video per Reel e TikTok che se ancora non mi seguite vi lascio qui. Praticamente potrebbe essere una versione di make-up di San Valentino molto estroso, carnevalesco. Per chi vuole sperimentare, ecco. Di sicuro, forse non perché alle prime armi, ma vi faccio uno zoom solo per farvi notare la bellezza di questi glitter. Comunque, al di là di questa breve intro, perché ero molto soddisfatta dei miei nuovi glitter, il video di oggi è un video che farà parte della categoria principianti o adatta a chiunque, nel quale vi farò vedere come faccio io le onde ai capelli. Mi viene chiesto un sacco di volte dalle mie amiche: ma come li fai? Ma che piastre utilizzi? Ma come fai a dargli quell'effetto? In realtà io da quando vado all'università più o meno, perché li facevo anche lì alcuni giorni, ci stavo esattamente 10 minuti a farli e tutti quanti mi dicevano: wow, ma hai tutto questo tempo la mattina, ma come fai? Io tipo, perché? Innanzitutto, io anziché di usare una piastra normale, utilizzo questo ferro qui che in realtà è vecchissimo. Me l'aveva regalato la mia zia. È una piastra in ceramica classica della Philips. Non so tuttora se esiste una cosa del genere, ma appunto è di un po' di anni fa e non l'ho mai cambiata perché mi trovo benissimo. È di quelle così con la pinza. Quello che ogni volta faccio io, quindi ho fatto lo shampoo ieri sera, li ho asciugati semplicemente, spazzo le fond senza nulla in particolare, se non un prodotto di Aveda che serve a renderli, diciamo, eliminare l'umidità dei capelli. Se avete tanti capelli o lunghi, magari potete dividerli per sezioni, quindi magari fare prima la sezione sotto e poi andare con quelli sopra. In realtà faccio tutto così, quindi divido i miei capelli a metà da un lato e dall'altro e comincio direttamente. È meglio usare un termoprotettore, cosa che io in questo momento non ho in casa. Una volta che la piastra è calda, si può iniziare a procedere. Le onde che piacciono a me sono delle onde morbide, non un boccolo definito, e quella punta che rimane leggermente liscia, quindi non vado ad abboccolare anche la punta dei capelli. Inizio prendendo la prima ciocca. Prendo uno spessore non troppo piccolo perché non voglio né troppi boccoli né troppo grande perché poi non verrebbe bene. Pinzo e allargando la pinza con il tastino giro. Forse così non si capisce niente, però fidatevi del processo. Lascio qualche secondo, tolgo la parte sopra in modo da concentrarmi solo sul pezzo nuovo e giro. Più facile a dirsi, cioè più facile a farsi che a dirsi, fidatevi. Poi alla fine la punta, quindi questa parte qui, non la boccolo, quindi la lascio liscia. Questo qua è il risultato momentaneo, che lascio così, non apro, perché li apriremo poi alla fine. Quindi vado così un po' prendendo delle ciocche a caso su tutta la chioma. Il cono in questa maniera lo trovo in primis molto più semplice da usare rispetto al metodo della piastra. È molto più, come dire, regolabile, cioè te lo regoli tu il boccolo, regoli tu la dimensione, se lo vuoi più stretto, più largo, mentre col metodo della piastra classica trovo che sia un po' a fortuna, quindi non mi è mai piaciuto come metodo. Considerate che io ho davvero tanti, ma tanti capelli in testa e molto spessi, quindi solitamente reggono bene la piega. Infatti, cioè, voi siete team o un evento particolare, un compleanno, un matrimonio, qualunque cosa, vado dal parrucchiere o li faccio da sola? Perché sono sempre stata team, per la maggior parte dei casi, me li faccio da sola. Perché anche se vado dal parrucchiere, anche il migliore del mondo, non esco mai soddisfatta al 100%. Perché ritengo che ognuno di noi conosca i suoi capelli meglio del parrucchiere. Per cui sappia come valorizzarli al meglio, diciamocelo chiaro. Tra l'altro mi è venuta appunto la curiosità di sapere se questa piastra è tutt'oggi nel 2022 in commercio, oppure
eppure non esiste da 10 anni, cosa probabile. Già più o meno l'anno scorso avevo fatto un video nel quale provavo la spazzola 5 in 1, 6 in 1 di Bellissima, che vi lascio qui. Spoiler, non mi ero trovata per niente bene, perché appunto io a fare boccoli così ci sto 10 minuti, con quell'aggeggio vedevo solo che andavo lì, stavo dei minuti in più perché comunque era una spazzola, quindi dovevo aspettare un attimo che i capelli si asciugassero, e il risultato non era assolutamente come la piastra, ve lo garantisco. Poi ho avuto un sacco di commenti di gente che si è trovata benissimo, ma onestamente non era la mia cosa. Vedete, già ho fatto un 4 boccoli e praticamente con questa ciocca qui ne posso fare altre 2 e già fatto. Mezza testa è andata. Faccio vedere un po' più da vicino, quindi ciocca. Apro la pinza. Il movimento che faccio è questo, quindi aprire la pinza e ruotare. Aspetto qualche secondo, allento un po' la pinza e ruoto. Dopodiché tolgo la parte sopra, ruoto un altro pochino, la punta la lascio liscia e vado. Penso che questo qui sarà il video più breve della storia del mio canale, perché ci vuole veramente poco tempo, quindi non so come sviluppare il discorso nel frattempo. Quindi questa è mezza testa fatta, con i boccoli chiusi, ancora li lasciamo un attimino qui. Questo qua era il primo. Sembra pure che abbia i capelli un po' più scuri rispetto al solito, in realtà perché li ho accorciati un minimo. Stessa cosa ovviamente dall'altra parte. Ah, importante, io vado a fare sempre il boccolo verso l'esterno. Quindi pinzo e giro verso l'esterno. Stessa cosa farò da questa parte, quindi pinzerò e girerò verso l'esterno da questa parte. Cosa importante, il ciuffo, che adesso è anche un attimino più corto. Per cui prendo il ciuffo, lo pinzo andando un po' qui verso il basso e girando. Non lo tengo in posa troppo perché non mi piace, è troppo fermo, per cui faccio così. È anche la prima volta che faccio la piastra dopo aver tagliato i capelli e devo dire che sono molto più lucidi e sani al tatto. Quindi ogni volta sì, dal lato me ne pento sempre un po' appena li taglio, però poi è una soddisfazione vederli più pieni e sani. Cioè, guardate come ha preso la piega ed è super lucido e la tiene benissimo. Fatemi sapere giù nei commenti se conoscevate già questo metodo. Io non lo trovo particolare, però magari c'è chi li faceva in modo diverso i boccoli, per cui magari gli è sembrata una scoperta. O comunque se vi ha fatto piacere vedere questo video. Inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi ricordo di farlo con il tastino rosso con la scritta subscribe o iscriviti. Pensiero di fare, cioè di aver finito un trucco del genere, di sistemare i capelli in maniera e restare a casa per il resto del pomeriggio, un attimino mi mi deprime la situazione. No, magari se c'è ancora una bella giornata e non si fa tardi, magari si può fare una passeggiatina all'aperto. Ricordatevi inoltre che anche in base appunto alla quantità di capelli che decidete di mettere, quindi se inserite una quantità minima e fate più boccoli, verranno un po' più ricci, tra virgolette. Viceversa verrà un effetto un po' più blando, un effetto di onde. Altra cosa, anche quante volte fate girare la piastra, perché in quel caso appunto aumenterà la molla del riccio, viceversa sarà un po' più aperto. Ok, questo è il risultato momentaneo a capelli chiusi. Una cosa che di solito mi piace anche fare è quella di prendere dei filini piccolini, per esempio qui, e partire da un po' più in alto e in maniera veloce veloce, senza lasciare troppo in posa, fare delle ondine, tipo così. Stessa cosa anche di qua e magari qualcuna dietro. Trovo che dia un po' più di movimento ai capelli, ma giusto un 2-3. Momento cruciale, se di solito non vi regge la piega, magari questo è il momento di applicare prodotti per lo styling o per tenerli in posa. Io non lo faccio mai, quindi vado direttamente pettinandoli. Direttamente con le mani vado ad aprire i capelli. E l'effetto è questo, quindi delle onde con la punta un po' più liscia. E
consiglio di fare questo passaggio con le mani piuttosto che i pettini o le spazzole, perché magari poi si prendono un po' di carica elettrica i capelli. Solitamente a me il risultato piace decisamente di più un paio d'ore dopo, quando i boccoli scendono un po'. Comunque questo qua è l'effetto. Adesso sono super boccolosi, considerate. Questo è quindi il risultato finale. Adesso vi ripeto, sono tanto definiti, ma perché li ho fatti esattamente in questo momento. Tra qualche secondo diventeranno, secondo me, un po' più carini. Secondo no, vabbè, minuto, avete capito. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere un pollice in su. Vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!